bene. Siamo a Roma, siamo sulla Palmiro Togliatti. Qui stamattina è stato sgomberato un campo rom dove abitavano circa 20 persone. Molti erano bambini. Viveva qui anche la piccola Ceraseila, una bimba rom di un anno colpita alla schiena lo scorso luglio da un proiettile ad aria compressa che l'ha quasi ridotta alla paralisi. A sparare era stato un residente. Hai sentito che hanno sgomberato il campo rom dei nomadi? Era ora. Davano fastidio? Sì. Hanno stancato? Hanno sgombrato, è quello che devono fare. Vedete, l'accampamento era lì, adesso però è completamente buio, non si vede nulla. Decidiamo quindi di tornare con la luce del sole e incontriamo un rappresentante della comunità rom che ci porta nel parco dove è stata colpita la piccola Ceraseila. Da dov'è che è partito il colpo? Il colpo è partito proprio da uno di questi balconi, poi hanno beccato la ragazzina. Dove? L'hanno beccata proprio qua. Qua, vedi quella entrata dove si sta uscendo fuori? Proprio là l'hanno presa. La ragazzina è stata subito portata in ospedale, è uscita, sta con la famiglia e sta molto meglio. Dove sono andate a finire le famiglie che sono state sgomberate ieri? Ieri le famiglie sono andate a finire in tutti in altri microcampamenti. E proprio mentre stiamo parlando, vediamo una donna rom che si allontana con quello che resta della sua casa. Scusa Bella, sono sporca, guarda. Un'infanzia. Dove stai? Tu eri al campo lì? Ho sgomberato ieri. Dove hai dormito tu stanotte? Fuori sul cielo libero. Fuori, per terra. Queste sono le tue cose? Queste le hanno portate per fare una baracchina piccola. Scopriamo che è una zia della bimba e le chiediamo allora di accompagnarci al campo e mostrarci dove vivevano. Voglio morire. E Dio non mi prendi perché sono stufata di questa vita. Quello che resta del campo sono prevalentemente giocattoli e pupazzi. Come avete reagito quando avete saputo che è stata ferita? Ci hanno avuto tutti paura perché lei ce l'aveva un anno e una messa, 13 mesi. Lei porta corsetto, adesso lei porta corsetto, piccola. Pure a piedi porta. Ma riesce a camminare un po'? Non cammina di più, no. Però dicono i medici che potrà tornare a camminare. Con tempo, non lo so dopo quanto tempo. L'uomo che ha sparato, un ex dipendente del Senato, è ora indagato. Moriamo tutti, perché viviamo? Non abbiamo del lavoro, non ne lasci pure questi baracchini per stare. Come viviamo noi da non ne lasci? Loro non ne lasci qua. Vai. Allora, innanzitutto io provo sdegno all'idea che ci siano bambini trattati in quel modo. Primo. Secondo, provo sdegno che ci sia un signore che si diverte a sparare ai bambini. Sì, provo sdegno. Visto che siamo noi italiani quelli che abbiamo i grandi principi, no, e gli altri sono delle bestie. Chi spara ad un bambino, secondo me, è una persona abietta. Va bene? Terza cosa. Però sono stato in un campo. Sì, quando è provocato? Da chi? Da un bambino? Da un bambino, ma cosa ha stato sta provocato? Dicendo? Quel bambino lì? No, dai, non scherziamo, per favore. Non scherziamo. Va bene. Vado a casa, certo. Non scherziamo. Va bene, provocato. Una bambina provoca, cioè, siamo proprio... Siamo a Gebel. Non scherziamo. Siamo a Gebel. Dai, andiamo. Vogliamo oltre. Andare oltre? Sì, per favore. Vogliamo andare oltre? Andiamo oltre Gebel. Allora, scusi. Io sono stato. Io ho lavorato. Mettere ho avuto un'esperienza in un campo rom. In questi quartieri. Sì. Va bene? A Pavia. Ho lavorato per alcuni giorni lì dentro. Ho scoperto delle cose che non sapevo. Per esempio, che c'è una nota azienda di riso. Non cito il nome, no. Perché sono bravissimi, che fa lavorare una gran parte di queste persone. Generalizzazioni non si fanno. Ci sono persone che lavorano se hanno locale.